Grazie a tutti. Come vedete ho leggermente cambiato, no, cambiato non leggermente, il titolo del mio contributo, perché ritengo che nella geografia che sta alla base delle vite di Vasari, di cui ci siamo occupati tanto in questi giorni, Bologna occupi più, per più aspetti, un ruolo cruciale. Mi pare necessario partire da questa constatazione, insomma, che vi butto subito lì, e che intendo dimostrare dapprima in relazione all'importanza che Bologna occupa per la sua attività di storico e poi in relazione al tipo di giudizio che gli dà della città e la regione ragioni che gli sono sottese. Parto dal primo aspetto. Gli studi moderni sono giunti, anche se non all'unanimità, a mettere in discussione la versione che Vasari stesso dà nella propria autobiografia, aggiunta alla seconda edizione delle Vite, circa l'occasione che avrebbe determinato l'idea di affrontare un compito così impegnativo a seguito di una discussione intervenuta nel 1546 a Roma, durante una cena avvenuta in casa del cardinale Alessandro Farnese, alla quale il pittore, impegnato nella sala cosiddetta dei 100 giorni del Palazzo della Cancelleria, aveva preso parte insieme a vari letterati, tra i quali Paolo Giovio, Annibal Caro e Claudio Tolomei. Si tratta di personalità alle quali Vasari risulta legato fin dal suo primo soggiorno romano, avvenuto nel 1932, e con i quali sarebbe rimasto in realtà in seguito sempre in contatto. Secondo quanto ipotizzato di recente Barbara Agosti, alla data 1546, cioè a soltanto 4 anni dalla pubblicazione della Torrentiniana nel 1550, il libro doveva essere in fase di lavorazione ormai avanzata, e in casa di Alessandro Farnese si sarà parlato tutt'al più di problemi legati agli sbocchi editoriali. Un tempo assai più lungo di gestazione dell'opera è di fatto indicato da Vasari nella conclusione della sua prima edizione, pubblicata nel 50, dove si parla di una fatica durata con spesa e disagio per 10 anni. Notando che già in una lettera del 1536 Pietro Aretino aveva definito Vasari storico, poeta, filosofo e pittore, Giovanni Previtali ha osservato che il tempo impiegato nella gestazione delle Vite potrebbe essere arrotondato piuttosto per difetto che per eccesso. In quel caso però devo dire che Pietro Aretino, al quale a sua volta Vasari si rivolgeva chiamandolo già a quelle date divino, rispondeva a una lettera in cui il pittore gli aveva illustrato gli apparati festivi da lui eseguiti insieme ad altri pittori in occasione dell'ingresso a Firenze di Carlo V e di sua figlia Margherita, che andava sposa al duca Alessandro de' Medici, suo primo protettore. In quel contesto le doti di storico, poeta, filosofo e pittore che Pietro riconosceva al concittadino si riferivano dunque alla sua capacità, a mio avviso, alla capacità di svolgere tutti questi ruoli attraverso la sua attività di pittore. È probabile altresì che il termine di storico sia stato usato in modo più letterale in relazione cioè a una precisa attività già intrapresa, allorché in una lettera del 20 gennaio 1539 Don Miniato Pitti, sollecitando Giorgio a raggiungerlo a Bologna, dove lui si sarebbe trattenuto ancora per pochi giorni fino alla Candelora, al 2 febbraio, gli si rivolge chiamandolo appunto pittore, storico e poeta. La figura del camaldolese Don Miniato Pitti occupa un posto determinante nella carriera di Vasari, perché è lui che, dopo il brusco arresto impresso nel gennaio del 37 dall'assassinio del duca Alessandro, gli aveva commissionato, si deve la commissione di alcune pale per le chiese di Camaldoli e di Monte San Savino. Ed è sempre Don Miniato Pitti a mettere in contatto Vasari col fiorentino Filippo Serragli, allora abate di San Michele in Bosco, e a partecipare anche alla stesura del dettagliato contratto col quale il 2 febbraio appunto del 1539 Vasari si impegna a decorare nel marzo dell'anno successivo il refettorio di quel complesso monastico. Condotto in realtà in solo 8 mesi, l'impresa è la più prestigiosa di quelle fino a quel momento affidate al giovane artista, tale da mettere
alla prova non solo la sua ormai conquistata abilità pittorica, ma anche le sue capacità di capobottega. Si trattava infatti, come ben sappiamo, di dipingere tre grandi pale su tavola destinate alla testata del coro, del refettorio, e di affrescarne le pareti con episodi dell'Apocalisse, immagine dei conventi della Congregazione Olivetana, infremezzate da festoni e frutte grottesche, tutte incombenze che Vasari porta a termine grazie all'aiuto di Giovanni Battista Cungi, di Cristoforo Gherardi e del cugino Stefano Veltroni. Ricostruendo a posteriori il periodo bolognese nella propria autobiografia inserita nella riedizione delle Vite del 68, Vasari premette la descrizione dei lavori di San Michele in Bosco, un passo illuminante che in questi giorni abbiamo ripetuto più volte, ma prima volli vedere tutte le più famose opere di pittura che fussero in quella città di bolognesi ed altri. Già in precedenza afferma di essersi dedicato allo studio delle opere degli antichi e dei grandi della sua epoca. In quei casi però, come lui stesso dichiara, il suo intento era diverso. Si trattava di un'attività di studio funzionale alla sua progressione professionale. Come confermano i dipinti pervenuti da San Michele in Bosco alla Pinacoteca Nazionale nel 1939, Vasari è invece un artista ormai pienamente formato e lo studio delle opere di pittura presenti in città è mirato a un altro scopo. È difficile dire se a queste date il progetto di porre mano a una grande opera storica che illustrasse attraverso le biografie delle personalità che vi avevano contribuito lo svolgimento della vicenda artistica in Italia, da Cimabue insino a tempi nostri, avesse preso del tutto forma. Ma in proposito, il proposito di vedere tutte le più famose opere di pittura che fussero in quella città, Bologna, sottintende comunque un'attività di storico che, sfruttando l'occasione del soggiorno bolognese, intende raccogliere pazientemente i dati disponibili e soprattutto studiare dal vero quello che gli si presenta come un campo di indagine estremamente importante per i suoi fini. Diversamente da quanto avveniva per Firenze, dove era da tempo maturata attraverso le opere di Ghiberti e di altri una precisa consapevolezza dell'importanza dei fatti artistici da tramandare a futura memoria, per Bologna, così come per altre città che Vasari avrebbe visitato in seguito, Ferrara, Firenze, Venezia, Napoli, egli non poteva contare su trattazioni che lo aiutassero più di tanto nel suo compito. In questa situazione Vasari si dispone dunque a una perlustrazione sistematica della città che già aveva avuto occasione di visitare, ma solo per breve tempo, nel 1530, in occasione della cerimonia dell'incoronazione di Carlo V da parte di Clemente VII, che gli aveva anche fruttato un parziale coinvolgimento nella confezione degli apparati festivi. Nel 1939 l'occasione che gli si presenta di lavorare a Bologna in San Michele in Bosco gli mette a disposizione un tempo assai più ampio. La data, appunto 39, coincide con quei 10 anni di cui Vasari parla nella Torrentiniana, 10 anni di elaborazione delle Vite, e dunque è dal 39 che Vasari, insomma, sembra aver messo a fuoco quello che è il suo intento, che nel proemio alla seconda parte delle Vite egli dichiara in questo modo: scegliere ancora discorrendo il meglio dal buono e l'ottimo dal migliore, e notare un poco diligentemente i modi, le arie, le maniere, i tratti e le fantasie dei pittori e degli scultori, ossia di far conoscere, cito sempre Vasari, a quelli che questo per se stessi non sanno fare, le cause e le radici delle maniere e del miglioramento e peggioramento delle arti accaduto in diversi tempi ed in diverse persone. Come ci ha insegnato ancora Previtali, in questo breve enunciato risiede la grandezza del Vasari storico, che come tale reclama per sé il diritto di non essere neutrale e dunque di scegliere. In questo senso Bologna diviene il primo importante campo di prova in cui sperimentare la propria attitudine di storico. Nella Torrentiniana, in cui, come hanno indicato gli studi recenti, il referto vasariano è più fresco e diretto,
Il ruolo ricoperto da Bologna come terreno in cui sperimentare le proprie qualità di storico emerge con chiarezza. La tavola dei luoghi che sono, dove sono le opere descritte, premessa al volume, ci informa subito degli edifici annotati. Non è detto che Vasari li abbia visitati tutti di persona, ma l'elenco è comunque impressionante. Vi figurano le più importanti chiese cittadine, a partire da San Petronio, la Cattedrale di San Pietro, San Giacomo Maggiore, Santa Maria della Misericordia, ma anche edifici sacri minori come la Casa di Mezzo, ovvero la Chiesa di Santa Maria di Mezzaratta, e palazzi privati. Nel testo, il primo edificio a entrare in scena, ancora nelle prefazioni, nelle introduzioni tecniche, è San Domenico, citato nell'introduzione alle Tre Arti del Disegno per le Tarsie di Fra Damiano da Bergamo. Lodate, ma con moderazione, già che a parere di Vasari la Tarsia richiede più pazienza che disegno. Come esempio di architettura alla tedesca, cioè gotica, viene poi citato San Petronio. Proseguendo la lettura e affrontando le vere e proprie vite, l'immagine di Bologna che esce dal testo della Torrentiniana è molto chiaroscurata, in quanto frutto di scelte drastiche. Anche a scorrere l'elenco degli artisti attivi a Bologna, ai quali è dedicata una vita, si comprende che per il Vasari del 1550, e quindi del 1539, quando aveva soggiornato in persona, è cristallizzata in una situazione precisa. Tra i pittori della seconda maniera, il solo Francia, Francesco Francia, usufruisce infatti di una vita autonoma. Per il resto, gli artisti che danno voce al capitolo più alto del Rinascimento di marca bolognese, i ferraresi Francesco del Cossa e Lorenzo Costa, sono incongruamente uniti in una stessa persona nella vita intitolata a Ercole Roberti, dove si parla anche di Guido Aspertini. Tra i pittori attivi a Bologna nel Cinquecento, usufruisce di una vita autonoma il solo Girolamo da Treviso, mentre gli altri esponenti del raffaellismo locale, da Innocenzo da Imola a Girolamo Marchesi da Cotignola, sono trattati cumulativamente nella vita dedicata a Bartolomeo da Bagnacavallo e altri pittori romagnoli, dove si parla non soltanto di questi artisti che in realtà hanno svolto la loro attività quasi esclusivamente a Bologna, ma anche di pittori bolognesi come Amico Aspertini e Biagio Pupini. Per la scultura del Cinquecento tengono una vita autonoma Alfonso Lombardi ferrarese e Properzia De Rossi, oggetto di una tale attenzione in quanto donna dedita a un'arte prettamente maschile. Tra le integrazioni apportate alla seconda edizione del 68, tale da scardinare in parte l'ordito della Torrentiniana e da rendere il racconto più farraginoso, si segnalano la vita autonoma dedicata a Lorenzo Costa, nel quale però continua a essere confuso Francesco del Cossa, e quella dedicata ex novo a Francesco Primaticcio bolognese, pittore e architetto, nella quale confluiscono numerose informazioni su Niccolò dell'Abate, Pellegrino Tibaldi, Prospero Fontana, Lorenzo Sabatini e altri artisti attivi a Bologna assenti nella prima edizione. Sia pure con qualche variante di scrittura, la vita di Francesco Francia rimane inalterata, così come inalterata è la sua funzione di cerniera tra i pittori della seconda maniera e quelli della maniera moderna, nel proemio della terza parte, alla terza parte. Vanno dunque, a mio avviso, ridimensionate almeno in parte le conclusioni di Charles Hope, che ha di recente sostenuto che tutta la vita torrentiniana di Francia sia stata scritta da qualcun altro e trapiantata pari pari da Vasari nelle proprie vite. Si ha viceversa l'impressione, dicevo, che fin dalla Torrentiniana Vasari abbia una visione di Bologna definita nel momento del suo breve apice, presto messo in crisi dal crollo della signoria bentivolesca e dal confronto con Raffaello, e dall'inevitabile confronto con Raffaello. Voglio dire che per Vasari, che pure visita più riprese la città a partire dal 1530, Bologna rimane la città della magnificenza bentivolorum, al punto che nella vita torrentiniana di Francesco Francia non esita a definirla città molto magnifica, una definizione che nella torrentiniana non viene usata per nessun'altra città, nemmeno per Firenze.
Nel 1539, allora che si accinse, come si è detto, a vedere e presumibilmente ad appuntare tutte le opere più famose di pittura che fussero in quella città, di bolognesi ed altri, prima e durante i lavori condotti in San Michele in Bosco, Bologna dovette impressionarlo nel suo aspetto prepotentemente rinnovato da Giovanni II Bentivoglio, che per recitare le parole usate attorno al 1500 dal cronista Jacopo Poggi, da una città, cito, fatta de legni e terra incomposita, inornata, tutto piena di fango, l'aveva trasformata, come un novello augusto, in una mondissima, ornatissima di edifici pubblici e privati, in quanto che pare una diversa da quella di prima. Definendo la città molto magnifica, forse Vasari intendeva anche rendere omaggio a una signoria legata a doppio filo, a quella Medicea, ma resta che il suo encomio assegna a Bologna un'indubbia eccellenza all'interno della geografia delle vite. Sarà piuttosto la storiografia bolognese successiva, in particolare seicentesca, a non cogliere il valore di questo riconoscimento e, Malvasia in testa, a spostare il piano della discussione dall'eccellenza raggiunta da Bologna in epoca rinascimentale alla disputa circa il ruolo svolto dalla città in concorrenza con Firenze per la rinascita delle arti dopo la parentesi segnata dalle invasioni barbariche. In proposito, occorre chiedersi, a mio avviso, allora, quale sia stato il filtro attraverso cui Vasari guardò Bologna, così da offrircene una tale immagine in qualche modo ferma ai primi decenni del secolo. Circa le sue frequentazioni bolognesi, Vasari non ci dà troppe informazioni. Sappiamo però che la scritta posta ai lavori di San Michele in Bosco venne redatta da Andrea Alciati, che Vasari dichiara suo amicissimo. La vicinanza con Andrea Alciati fornisce, a mio parere, una spia per comprendere i rapporti di Vasari con un mondo intellettuale che, sopravvissuto ai traumatici eventi del 1506-1507, sembra non averne introiettato il dramma. Parlo del mondo dello studium, fedele agli ideali umanistici coltivati sotto la signoria, mascherata finché si vuole, ma pur sempre una signoria, di Giovanni II Bentivoglio. Di origini milanesi e docente dapprima all'Università di Pavia, Alciati era giunto a Bologna nel 1507, l'anno della distruzione del palazzo di Giovanni II, e vi si era trattenuto fino al 1914, in tempo dunque per assistere al breve rientro in città dei suoi figli. Passando a insegnare in varie città d'Oltralpe, Avignone, Freiburg, eccetera, tra il 1537 e il 41 era poi tornato a Bologna, dove era stato nominato lettore dell'università e dove lo conobbe di persona Vasari, secondo quanto appunto lui stesso ci testimonia. In quegli anni Alciati non era solo un acclamato giurista, ma era anche e soprattutto l'autore degli emblemata concepiti già nel 23 ma pubblicati nel 31 a Basilea e fatti ben presto oggetto di numerose traduzioni. Nel suo libro Alciati, come sappiamo, proponeva una singolare e affascinante contaminazione tra il meraviglioso e il grottesco della tradizione cristiana medievale con i soggetti della mitologia, della storia e della favolistica classica. Secondo quanto ha notato Barbara Agosti, di un'immagine elaborata da Alciati, Vasari si era già di fatto servito, variandola, per l'elmo posato a terra, dal quale fuoriescono le fiamme, nel ritratto commissionato dal duca Alessandro de' Medici nel 1934. In rapporto con Paolo Giovio, che già da tempo era fra le conoscenze di Vasari, Alciati può dunque aver costituito un valido tramite tra la prima fase dell'umanesimo bolognese, dei Codro e dei Beroaldo, e quella conosciuta da Vasari nel 1939. Leggendolo in questo contesto, che possiamo ben dire filo bentivolesco, possiamo comprendere le motivazioni che sono alla base della visione vasariana di Bologna, quale segno della magnificenza dei signori che l'avevano dominata fino al 1506. Ed è ovvio che in questa prospettiva a giganteggiare sia soprattutto la figura di Francesco Francia. Su Francia e sull'importanza che Vasari gli attribuisce nel premio alla terza vita
alla terza parte delle vite come antesignano della maniera moderna, abbiamo sentito ieri l'intervento di Alessandra Galizzi. Mi limito a sottolineare che proprio nella documentatissima biografia a lui dedicata si colgono bene gli esiti dell'intenta indagine che Vasari dichiara di aver condotto sui dipinti della città. I capisaldi della produzione di Francia sono tutti correttamente elencati con l'esatta indicazione delle firme, laddove ci sono, e delle date che vi si leggono, a partire dalla tavola, non molto grande, dice Vasari, eseguita per Bartolomeo Felicini, che la pose nella Misericordia, fuori di Bologna, nella quale tavola è una nostra donna a sedere sopra una sedia con due figure per ogni lato, con il detto Messer Bartolomeo ritratto di naturale, ed è lavorata a olio con grandissima diligenza, la quale opera cominciata fu da lui l'anno 1490. Cominciata è un'indicazione quanto mai puntuale, giacché la pala è datata 1490, ma noi come Vasari allora la conosciamo attraverso un radicale ammodernamento impresso qualche anno dopo dallo stesso Francia. Poi Vasari cita la nostra donna in aria e due figure per lato con due angeli da basso che suonano, eseguita per la cappella di Giovanni II Bentivoglio in San Giacomo, e la Natività di Cristo col Monsignore, cioè Gian Galeazzo Bentivoglio, ritratto di naturale, molto simile, e in quell'abito stesso che egli, vestito da pellegrino, tornò da Gerusalemme, e poi anche la tavola dell'Annunciata. Nella seconda edizione del 68 a queste opere se ne aggiungeranno altre, tra le quali gli affreschi nella chiesa di Santa Cecilia, già da Vasari chiamata oratorio, in ossequio al carattere semi-privato che a questa chiesa parrocchiale aveva attribuito Giovanni II Bentivoglio. Ciò conferma la sua fedeltà all'assunto che aveva informato la vita torrentiniana del Francia, inficiando, mi pare, le conclusioni raggiunte da Hope in merito alla non autografia di quella prima stesura. Ma c'è un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Proprio il tipo di frequentazione alle quali Vasari doveva essere stato ammesso a Bologna, esemplificabile attraverso la figura già citata di Alciati, può in ultima analisi aiutarci a comprendere per quali vie Vasari giungesse a fornirci un'accurata descrizione persino di un'opera che ai suoi tempi non esisteva più. A quanto ne sappiamo, ma sulle fonti bolognesi dell'epoca occorre lavorare ancora, è infatti Vasari l'unico a parlare in modo diffuso dell'affresco con Giuditta al campo di Oloferne, eseguito dal Francia nel palazzo di Giovanni II Bentivoglio in strada San Donato, distrutto dalla furia popolare nel 1507. L'appassionata ecfrasis vasariana, che passa tal quale dalla torrentiniana alla giuntina, è giustamente molto nota e spesso ricordata, eppure merita rileggerla almeno in parte, perché mi pare molto significativa ai fini di ciò che intendo dimostrare. Tenendo sotto gli occhi le uniche testimonianze visive dell'affresco perduto, il frammento su Massello che si vuole provenire dal guasto del palazzo Bentivolesco e il disegno raffigurante Giuditta conservato al Louvre, che non necessariamente è preparatorio per quell'affresco ma ne ripete in parte la composizione, la descrizione di Vasari si rivela infatti, come tale è stata fin qui letta, singolarmente aderente, insomma, agli affreschi perduti. E cito, fece il Francia il campo di Oloferne, armato in diverse guardie a piedi e a cavallo che guardavano i padiglioni, e mentre che erano attenti ad altro si vedeva il sonnolento Oloferne preso da una femmina succinta in abito vedovile, la quale con la sinistra teneva i capelli sudati per il calore del vino e del sonno, e con tutta la destra vibrava il colpo per uccidere il nemico, mentre che una serva vecchia, con crespe e taria veramente da serva fidatissima, intenta negli occhi della sua Judith per inanimirla, chinata in giù con la persona, teneva bassa una sporta per ricevere in essa il capo del sonnacchioso amante Oloferne. Proprio perché condotto su un'opera già ai suoi tempi distrutta, tale ecfrasis
pone evidentemente dei problemi, ma sempre senza che ci sia bisogno di mettere in dubbio l'autografia dell'intera vita di Francia, l'esattezza della descrizione può essere spiegata in altri modi. Sappiamo intanto che nel 39 vivevano ancora i figli di Francesco, Giulio e Giacomo, i quali avrebbero potuto ragguagliare Vasari circa l'attività del padre. Il carattere marcatamente letterario del passo, infarcito di ricercati topoi umanistici, può farci però sospettare, invece, l'esistenza di un qualche componimento elogiastico che rimane ancora da trovare e che Vasari poté conoscere grazie alle frequentazioni di cui si è detto. Altrove le notizie fornite da Vasari nella Torrentiniana sono più sfocate e problematiche, lo sfallo più clamoroso nel quale Vasari incorse nella raccolta a Bologna dei materiali utili a compilare le vite e quello relativo a Francesco del Cossa e a Lorenzo Costa, inopinatamente uniti in una stessa persona. Già nella Torrentiniana il Lorenzo Cossa di Vasari è di fatto un monstrum che non mi sembra avere uguale in altre situazioni, persino la suddivisione, ricordateci l'altro giorno da Francesco Cagliotti, che Vasari opera all'interno del corpus di Mino da Fiesole, facendone due diversi artisti operosi in successione, Mino del Reame e Mino da Fiesole, mi sembra più giustificabile che non l'aver fatto un unico artista col nome dell'uno e il cognome dell'altro, di due personalità così diverse tra loro come quella di Francesco del Cossa e Lorenzo Costa. Ripercorrendone la vita, restituendo in un primo catalogo all'interno della vita di Ercole da Ferrara, Vasari mescola inscindibilmente notizie e opere che è stato compito della storiografia successiva restituire ora all'uno ora all'altro. A Francesco del Cossa spettano in San Petronio, in una cappella di cui non si fa il nome, ma che è senza dubbio la Cappella Griffoni, una tavola a tempera che si conosce alla maniera, con una predella sotto di figure piccole fatte con gran diligenza, nonché l'avvio dei lavori nella Cappella dei Garganelli in San Pietro di Bologna, di cui alla sua morte, alla morte di Cossa, il committente avrebbe chiesto al suo allievo Ercole da Ferrara, cito, se gli bastava l'animo di condurla a quella perfezione che il Cossa aveva disegnato. Le opere attualmente riferite a Lorenzo Costa, di cui si dà conto nella Torrentiniana, sotto il nome di Lorenzo Cossa, sono parecchie e comprendono alcuni suoi capisaldi, come nella Misericordia alcune pitture, la cappella ancora in San Jacopo, con i due trionfi tenuti allora in quella città, una cosa molto eccellente, e in San Giovanni in Monte di quella città una tavola con una Nostra Donna e certi santi d'intorno che fu finita da lui l'anno 1493, una data quest'ultima che implicitamente comporta nella Torrentiniana e poi nella Giuntina un sostanzioso avanzamento della cronologia della Cappella Garganelli e di tutta l'attività di Ercole De Roberti rispetto a quella che poi proporranno gli studi moderni. Ora come allora sussistono a Bologna opere firmate tanto da Francesco del Cossa quanto da Lorenzo Costa. Se quelle di quest'ultimo sono ovviamente più numerose, la firma per esteso del Cossa si legge tuttora in due opere che Vasari di fatto non cita e molto probabilmente non riuscì a vedere, l'affresco del Baraccano e la Madonna del Foro dei Mercanti, ora in Pinacoteca, datati rispettivamente 72 e 74. 1472-1474. Ci si potrebbe allora chiedere se il suo errore non derivi da una banale confusione di schede di lavoro. È infatti davvero difficile che a Bologna non ci fosse nessuno in grado di dargli notizie precise su questi due grandi artisti. Certo è che dalla Torrentiniana l'errore trapassa tal quale nella Giuntina,
dove Vasari, premurandosi quantomeno di cambiare nel nome da Lorenzo Cossa in Lorenzo Costa, gli dedica una vita autonoma in cui si perpetuano i fraintendimenti della prima edizione con l'aggiunta di qualche altra imprecisione. La cappella Garganelli passa ad esempio da San Pietro, dove si trovava, a San Petronio, e di ulteriori opere che ne aggiunte anche di ulteriori opere che ne gonfiano a dismisura il corpus. E se quello appena ripercorso era già lo strampalato corpus di Lorenzo Cossa nella Torrentiniana, tutte le opere che abbiamo visto fino a questo momento di Cossa e di Costa erano citate, appunto, da, a parte queste ultime due, erano citate come opere di un unico pittore, non stupisce che fra le nuove aggiunte prodotte nel 68 figurino dipinti che la critica moderna non riferisce più né a Francesco del Cossa né a Lorenzo Costa, anche se in qualche modo risentono dell'uno e dell'altro. Possiamo dunque ritenere di trovarci di fronte ad attribuzioni formulate da Vasari? Mi riferisco alla tavola di San Geronimo nella Cappella dei Castelli in San Petronio e soprattutto al San Bastiano saettato alla colonna nella Cappella Marescotti Giavaselli della stessa chiesa, che a parere di Vasari, per cosa lavorata tempera, fu la migliore che sino allora fosse stata fatta in quella città. Scrivendo del politico Griffoni, già nella Torrentiniana Vasari aveva scritto che Lorenzo Cossa, come lo chiamava allora, vi si conosce alla maniera. Ma qual è la maniera del Lorenzo Cossa o Costa di Vasari? Viene da pensare che ai suoi occhi, appunto, questo artista fosse un misto, appunto, di Cossa e di Costa. E in effetti l'autore del San Girolamo Castelli, identificato nel 58 da Carlo Volpe, nello stesso Lorenzo Costa e più recentemente da Bacchi e De Marchi nel reggiano Bernardino Orsi, piega il fare minuto dell'Ercole Tardo, sul quale anche Costa si era formato, a una monumentalità di segno quasi neocossesco. Anche nel San Sebastiano Vaselli, uno dei dipinti più problematici del Rinascimento bolognese, quella certa aria pitturichesca che ha indotto Longhi a proporre il nome di Jacopo Ripanda e poi Massimo Ferretti a riferirlo allo sfuggente Guido Aspertini, convive con una ben marcata impronta alla Costa, tanto che non è mancato nemmeno chi ha ritenuto giusta l'attribuzione di Vasari. Ancora una volta, nella vita di Ercole da Ferrara, che per Vasari è un creato di Lorenzo Costa, è a proposito di un'opera perduta, ma che lui in questo caso poteva vedere ancora in essere, che Vasari ci consegna una delle più accurate ekphrasis che siano contenute nelle vite. Se ancora riusciamo a farci un'idea della straordinaria statura poetica raggiunta da Ercole sulle pareti della Cappella Garganelli in San Pietro, sciaguratamente distrutta sul principio del 600 a causa dell'insipienza dell'architetto Pietro Fiorini, non è infatti attraverso le maldestre copie eseguite da Giacinto Giglioli dai frammenti miracolosamente scampati al disastro e ricoverati in casa Tanari. Come noto, l'unico di questi frammenti pervenuto fino a noi è la meravigliosa testa della Maddalena piangente ora in Pinacoteca. Assai più parlante rispetto a queste copie risulta invece l'attenta descrizione fornita da Vasari. E dunque grazie alle sue parole che veniamo a sapere che nella crocifissione sulla parete destra Ercole aveva figurato, oltre il Cristo che è già morto, il tumulto dei giudei venuti a vedere il Messia in croce e tra questi una diversità di teste grandissima, avendo egli studiosissimamente cercato di farle tanto differenti l'una dall'altra che elle non si somigliano in alcuna cosa, e ve ne fece veramente qualcuna che, scoppiando di dolore nel pianto, assai chiaramente dimostra quanto ei cercasse di imitare il vero.
e poi lo svenimento della Madonna, che è pietosissimo, ma molto più compassionevole, lo aiuto delle Marie in verso di quello, per vedersi nei loro aspetti tanto dolore quanto è appena possibile immaginarsi nel morire la più cara cosa che vi fu, che tu abbia, e stare in perdita della seconda, cioè vedere la morte di Cristo e vedere il deliquio della Madonna. Ma fra le altre cose notabili che vi sono, aggiunge Vasari, un longino a cavallo su una bestia secca, in scorto, che ha rilievo grandissimo, e in lui si conosce la impietà nell'aver aperto il lato di Cristo e la penitenza e conversione nel trovarsi ralluminato, un episodio che possiamo quantomeno visualizzare attraverso il bel disegno preparatorio conservato a Monaco. Sulla base delle sole copie di Giacinto Giglioli, conservate all'English Museum di Sarasota e al Louvre, sarebbe poi difficile apprezzarne il transito della Vergine, no, nella Walter Salt Gallery di Baltimora, scusate, Sarasota, sarebbe poi difficile apprezzarne il transito della Vergine affrescato nella parete di fronte, le attitudini bellissime degli apostoli che circondano il cataletto, o la qualità esecutiva delle sei persone ritratte al naturale così bene che quelli che le conobbero affermano che elle erano visibili, in cui Ercole avrebbe effigiato se medesimo et il padrone della cappella. Arretrando nel tempo, le informazioni di Vasari sono naturalmente più incongrue. Si può parlare per talune di esse di attribuzione, nel senso che noi ora annettiamo a questo termine. Nella prospettiva di questo seminario, che si concentra sul Vasari, appunto conoscitore, in grado, cioè come lui stesso scriverà nella giuntina, di conoscere, grazie alla lunga pratica, non altramente le varie maniere che degli artefici, potrei richiamare il caso di Jacopo Lanfrani, al quale nella giuntina Vasari riferirà due opere tra loro molto diverse, come la tomba di Taddeo Pepoli e l'altra tomba di Giovanni di Andrea, entrambe in San Domenico. Tutte queste opere sono attribuite da Vasari al veneziano Jacopo Lanfrani, ma per attenermi alla torrentiniana mi limito a esaminare l'unico dipinto di età antecedente a quella medievolesca da lui citato da Vasari, ovvero la decorazione della Cappella Bolognini in San Petronio. Come noto, per questi affreschi che la critica moderna, a partire da Roberto Longhi, riferisce a Giovanni da Modena, Vasari avanza il nome del fiorentino Buffalmacco, l'autore delle burla nei confronti di Calandrino, narrato dal Boccaccio nel Decameron, al quale già nella Torrentiniana viene dedicata una corposa biografia. In quella sede il referto vasariano è già molto preciso. Buffalmacco, cito, lavorò a fresco in Bologna e in San Petronio, la cappella dei Bolognini, con molte storie e gran numero di figure, dove tanto soddisfece a quel gentiluomo che lo faceva lavorare, che oltre al premio, che non fu piccolo, ne acquistò benevolenza ed amore perpetuo. Come ha notato Luciano Bellosio, al quale si deve la restituzione critica della personalità del pittore fiorentino attraverso il suo fondamentale riconoscimento nell'affresco col trionfo della morte nel Camposanto di Pisa, dalle pagine di Vasari la fisionomia di Buffalmacco emerge in modo molto confuso, così da segnare una vera e propria regressione rispetto agli stessi commentari di Lorenzo Ghiberti, che pure costituiscono la sua fonte principale. Da Ghiberti, come ha dimostrato Bellosi, rimane la fonte più autorevole per la pittura toscana trecentesca, Vasari trae in particolare la notizia della paternità degli affreschi nella Cappella Spini, nella Badia di Settimo, citati nella Torrentiniana subito prima di quelli della Cappella Bolognini a Bologna. Ma in altri casi egli rielabora le informazioni di Ghiberti sbagliando, come quando a proposito del Camposanto di Pisa parla di Buffalmacco non per il trionfo della morte, cui lo riferiva appunto Ghiberti, ma per le storie
dove comincia il principio del mondo, che la critica moderna riconosce invece a Piero di Puccio, l'orvietano Piero di Puccio. In altri casi, ancora, come per la Cappella Bolognini, appunto, il nome di Buffalmacco viene avanzato da Vasari, a quanto ci risulta, per la prima volta. Poiché a quanto pare ci troviamo davanti a un'attribuzione di Vasari e per di più sbagliata, è dunque il caso di interrogarsi sulle sue motivazioni. Evidentemente Vasari lavora qui sulla base ancora una volta di Ghiberti, secondo il quale Buffalmacco, cito, fece moltissimi lavori nella città di Bologna. Dovendo dunque cercare a Bologna almeno uno dei moltissimi lavori ricordati in modo generico da Ghiberti, Vasari pensò di averlo appunto trovato negli affreschi bolognini. Nessuna delle opere superstiti elencate sotto il nome di Buffalmacco nella biografia vasariana, a parte gli affreschi della Badia Settimo, offre appiglio per un... Nessuna delle opere superstiti elencate sotto il nome di Buffalmacco nella biografia vasariana offre appiglio per un confronto che ci appaia ancora convincente sul piano stilistico. Certo, una marcata icasticità e un forte accento narrativo, che sono i caratteri più comunemente apprezzati in Giovanni da Modena, connotano sia i malconci affreschi di Buffalmacco nella Badia di Settimo, sia gli affollati cartelloni popolari di Piero di Puccio nel Camposanto Pisano, ma ai nostri occhi, che non sono evidentemente quelli di Vasari, il linguaggio marcatamente tardogotico del sontuoso ciclo Bolognini è una cosa decisamente diversa. È significativo però che, in mancanza di qualsiasi altra notizia, Vasari si sia sentita autorizzata a fare il nome di un artista fiorentino per quella che nella sua rutilante ricchezza decorativa doveva apparirgli come una delle più rimarchevoli imprese eseguite a Bologna in età preventivolesca. Sta di fatto che il riferimento a Buffalmacco passerà nella seconda edizione delle Vite, dove pure Vasari opera alcuni aggiustamenti. Intanto precisa che i suoi affreschi si trovavano nelle volte della cappella, che palesemente è un errore nato da un cattivo ricordo, essendo la volta crociera della Cappella Bolognini decorata a stelle decorate, a stelle dorate, mentre le storie si trovano sulle tre pareti. Non è l'unico caso in cui Vasari, volendo meglio precisare quanto scritto nella giuntina, nella Torrentiniana, si sbaglia nella giuntina. E poi aggiunge il fatto che Buffalmacco, non so da che accento, che accidente sopravvenuto, non finì le storie che gli erano state affidate. Su questa informazione lavorerà la critica successiva, in particolare Malvasia, che nel 1678, pur senza saper confutare l'attribuzione di Vasari sulla base del semplice dato di fatto che San Petronio, fondato nel 1390, non poteva ospitare dipinti di un artista citato da Boccaccio nel Decameron, si industrierà tuttavia a inventare la novella dei pittori bolognesi capeggiati da Jacopo Avanzi, che per dare una lezione al collega fiorentino e alle sue figure troppo dimidiate avrebbero nottetempo affrescato all'esterno della cappella, per spaventare il pittore fiorentino, lo smisuratissimo San Cristoforo, che appartiene in realtà allo stesso Giovanni da Modena. Se vogliamo però cercare di conferire una qualche ragione all'attribuzione palesemente sbagliata di Vasari, possiamo rintracciarla in un'ulteriore aggiunta al già eterogeneo catalogo del suo Buffalmacco, effettuata nella seconda edizione. Subito dopo aver parlato degli affreschi bolognini, egli annota, dicesi, che l'anno 1302 fu condotto in ascesi e che nella chiesa di San Francesco dipinse, nella cappella di Santa Caterina, tutte le storie della sua vita in fresco, le quali si sono molto ben conservate e vi si veggono alcune figure che sono degne d'essere lodate.
Anche in questo caso il riferimento a Buffalmacco per la decorazione della cappella di Santa Caterina nella Basilica Inferiore di Assisi viene fatto per la prima volta da Vasari. Lo stesso farà Ludovico da Pietralunga, che scriverà la sua descrizione della Basilica di San Francesco tra il 1570 e il 1580. A proposito di questi affreschi non fa alcun nome, anche se in base agli stemmi che vi compaiono è già in grado di identificarne il committente nel cardinale Egidio Albornoz. Come hanno consentito di stabilire i documenti rintracciati da Filippini nel 1911, la decorazione fu di fatto affidata nel 1368 al bolognese Andrea De Bartoli, pittore di fiducia dell'Albornoz. Ora è noto che nella lettura di Carlo Volpe la figura di Andrea De Bartoli assume uno spicco del tutto particolare come alfiere di quel ritorno a Giotto che, foriero di proficue intese con la Padova di Giusto e di Altichiero, si sviluppa a Bologna a partire dagli anni 60 del 300 grazie alle importanti personalità di Jacopo Avanzi e poi di Jacopo di Paolo, il neogiottismo bolognese padano, che diversamente a quanto avviene a Firenze non significa un arroccamento su posizioni conservatrici, ma un libero e fecondo modo di tornare a Giotto per le sue conquiste di razionalità narrativa e di lucidità nella restituzione della terza dimensione, costituisce altresì uno degli aspetti della multiforme cultura di Giovanni da Modena. Per dirla ancora con Volpe, il calmo e solenne sostegno sul quale Giovanni poté innestare in ordine alla sua sensibilità cosmopolita ogni suggestione e fioritura vitale dei sensi e della verità vissuta, dei sentimenti e del costume. Anche se è certo impensabile che Vasari si avvalesse di strumenti interpretativi che appartengono alla nostra e non alla sua storia dell'arte, l'aver affiancato agli affreschi bolognini quelli di un artista bolognese, Andrea De Bartoli, appunto, al quale Giovanni da Modena doveva aver guardato con attenzione, finisce per creare ai nostri occhi un contesto di riferimenti quantomeno suggestivo. Pur con i limiti indicati più sopra, resta che le informazioni che Vasari è stato in grado di raccogliere a Bologna sono infinitamente maggiori di quelle fino a quel momento a disposizione degli stessi bolognesi. Allorché nello stesso 1550 Leandro Alberti pubblica, certo con intenti diversi da quelli di Vasari, la sua descrizione di tutta Italia, la scarsità e la casualità delle informazioni raccolte circa gli artisti attivi a Bologna sono ad esempio disarmanti. Gli unici di cui Leandro Alberti riesce a fare il nome, redigendone un breve elenco con solo in taluni casi l'indicazione delle loro opere principali, sono fra i pittori Ercole, ovviamente De Roberti, Francesco Francia, ovviamente, Giovanni Maria Chiodarolo, Marcantonio Raimondi, Amico Aspertini e Biagio Pupini, e fra gli scultori Domenico da Varignana e Girolamo Cortellini. Come si vede, un inventario assai lacunoso che per di più affianca ad alcuni protagonisti del Rinascimento locale altri nomi di artisti decisamente secondari. E probabilmente per far fronte a questa situazione, dunque innervata polemica sia con Vasari sia con Leandro Alberti, che il bolognese Pietro Lamo si risorse a confezionare la propria Graticola di Bologna, un testo rimasto fino al XIX secolo allo stato di manoscritto, ma ben noto a Malvasia e a quanti si sono in seguito occupati dell'arte felsinea. Nel testo di Lamo, Vasari non è mai nominato, se non come pittore, a proposito dei lavori lasciati in San Michele in Bosco. Non c'è però dubbio sul fatto che Lamo abbia in mente proprio le vite della Retina, allora che scrive nella dedica a Lucrezia Boltrigari di aver visto che molti scrittori non hanno fatto memoria delle notabili pitture, sculture, architetture che sono nella nostra città di Bologna. Segue una trattazione in forma di guida che in parte integra, in parte tacitamente confuta le informazioni fornite da Vasari.
scontrandosi con una mancanza di notizie certo analoga a quella con cui doveva aver fatto i conti Vasari, l'amo passa sotto silenzio le informazioni che il collega aveva fornito e si affida al proprio occhio e al proprio giudizio. Nella sua graticola non c'è posto per le attribuzioni ed emerge chiaramente un buon margine di diffidenza nei confronti del modo di operare del collega Arentino. Parlando di San Petronio, l'amo lascia ad esempio cadere il nome di Buffalmacco proposto da Vasari per la cappella Bolognini, limitandosi a segnalare che nella cappella degli Bolognini, una facciata levante dov'è il giudicio, a ponente v'è l'Itre Magi. Così per nessuno dei due dipinti che nel 68 Vasari inserirà nel catalogo di Lorenzo Costa, l'amo avanza poi un nome sicuro. Il San Girolamo Castelli viene anzi bellamente ignorato e per la pala della Cappella Vaselli l'amo si limita a parlare di un San Sebastiano con molte figure, senza alcuna specificazione di autore. Meglio calato rispetto al collega toscano nel sistema della produzione artistica bolognese, era lui stesso pittore, l'amo sembra avere ben presente la soluzione di problemi che Vasari aveva viceversa ingarbugliato. Gli è ben chiara ad esempio la distinzione fra Francesco Cossa Ferrareso e Lorenzo Costa, che dice però erroneamente mantuano a causa del suo stabile passaggio a Mantova a seguito della caduta di Giovanni II Bentivoglio. Usufruisce di prima mano, di notizie di prima mano per quanto riguarda l'apprezzamento di Michelangelo nei confronti degli affreschi di Mezzaratta e soprattutto della Cappella Garganelli, che Michelangelo avrebbe definito una mezza Roma di bontà. Lungi dal servirsene nei numerosi casi in cui potrebbe essergli stato utile, al momento di rivedere il testo delle vite in vista della redizione del 68, Vasari sembra dal canto suo ignorare la fatica del collega bolognese. E ciò appare tanto più strano se si pensa che, a quanto scrive lo stesso l'amo, l'idea di scrivere una guida di Bologna gli era stata suggerita da Pastorino Pastorini, un artista senese specializzato nella pittura su vetro e nelle medaglie, che era stato allievo e collaboratore di Guillaume de Marsillat negli anni stessi in cui la bottega di questi era frequentata anche da Vasari, che di fatto rammenta Pastorino Pastorini nella Torrentiniana. Se ne potrebbe dunque dedurre che l'insoddisfazione nei confronti dello sforzo condotto da Vasari con le sue vite fosse maturato all'interno degli stessi colleghi provenienti dai territori del Granducato. Ma è però nell'Italia padana che Pastorino si era ben presto messo in luce, lavorando ad esempio per gli stessi di Ferrara e, a quanto si apprende dall'amo, anche a Bologna. Precoce terreno d'indagine per un Vasari ancora agli albori del suo immano e progetto, Bologna, di cui a più riprese egli avrebbe preventivamente bollato come invidiosi nei suoi confronti gli artisti con i quali si era trovato a che fare, ricopre dunque un ruolo altrettanto precoce nel farsi interprete di un dissenso che si leverà ben presto in tutta l'Italia padana nei confronti della sua opera. Grazie.